Buon pomeriggio, benvenuti a questo webinar presentato da Emerasoft, il partner italiano di QOne. Spero che l'audio funzioni bene, se ci sono dei problemi potete comunicare con noi via chat, siete infatti in modalità muta. Io sono Maria Chiara Ambrosio del Dipartimento Marketing, con me c'è il collega Domenico Bocchicchio, uno dei nostri esperti in tema security, e Guillermo Villarrubia, che invece rappresenta il nostro partner QOne. Due parole su Emerasoft. Siamo nati nel 2005 e operiamo su tutto il territorio italiano, con uffici a Roma e a Torino. Ci occupiamo di DevOps, ALM, software testing, user experience improvement, progetti open source, system sharing for business, IoT, e di security, appunto, di cui vi parleremo oggi. Questi sono alcuni dei nostri partner in ambito sicurezza, ambito che stiamo ampliando sempre di più. A settembre abbiamo siglato l'accordo con QOne, che ha scelto l'esperienza di Emerasoft per rafforzare la propria esperienza in Italia. Guillermo, tu ti occupi di presale di servizi in QOne. Vuoi introdurre di cosa ci parlerai oggi e magari fare qualche domanda a Domenico? Domenico, tu ci sei? Mi sentite? Io vi sento. Ok, Domenico c'è. Prego, Guglielmo. Sì, grazie Maria. Sì, in effetti io mi occupo dei servizi di software analytics in QOne, dei servizi che hanno a che vedere con tutta l'analisi del parco applicativo delle grandi organizzazioni e anche, diciamo, del modo in cui si possono risolvere dei problemi nelle grandi organizzazioni. Io innanzitutto vorrei chiedere qualcosa a Domenico. Vorrei chiedere se nella maggior parte dei casi dei vostri interventi relativi all'ambito della security, il cliente desiderava preparare con voi un problema di sicurezza oppure aveva bisogno di risolvere una problematica già critica. Questa sarebbe una che mi piacerebbe a Domenico. Sì, chiaro. Allora, prima di tutto, buongiorno, io sono Domenico Bocchicchio, mi occupo principalmente di security nel polo di Roma di Emerasoft. Riguardo a questa domanda, in Italia purtroppo la security non è trattata molto come tematica trasversale quanto come risoluzione di un problema già esistente. Quindi, per rispondere alla domanda fatta da Guillermo, di solito chi ci contatta in ambito security vuole la risoluzione di una tematica particolare. Ok. Nei casi di criticità, i clienti non avevano mai preso in considerazione la tematica della sicurezza oppure avevano già implementato qualche soluzione e non era sufficiente questa soluzione? Ma fortunatamente, pur essendo in un paese in cui il budget per tematiche tecnologiche, specialmente di cyber security, è relativamente abbastanza basso, posso dire che i clienti che si sono rivolti a noi in genere hanno già delle soluzioni in place. Poi l'adeguatezza di queste soluzioni è spesso sovrastimata, perché di solito si pensa che... Domenico? ...per tenere sicuro il perimetro internet dell'azienda e proteggersi anche con una moltitudine di rischi, mentre in ambito internazionale vediamo che negli ultimi mesi si registrano scandali di grossa entità, e Equifax per esempio, oppure la recente epidemia di WannaCry e successivamente Beta e ransomware, che hanno colpito grandi realtà in Europa, il sistema nazionale di salute britannico. Quindi gli strumenti ci sono, dei clienti che ci contattano, purtroppo spesso non sono sufficienti e spesso si crede che siano sufficienti, mentre in realtà la sicurezza è diciamo, il minimo possibile necessario per considerarsi sicuri, ma non è sicuramente dove potrebbe essere con un investimento più massiccio. Non so, Guillermo, se vuoi chiedermi qualcos'altro. Volevo chiederti anche, diciamo, parlando un po' delle tempistiche, dei benefici, quali sono i benefici e le tempistiche nell'introdurre una soluzione di sicurezza dentro di una grande organizzazione come quella di cui stai parlando? Sì, diciamo che i benefici sono indubbi. Innanzitutto si ha una riduzione dei costi, degli impatti che hanno gli scandali, i data breach, comunque le problematiche di cyber security
Quindi dicevo, la riduzione dei costi diretti e indiretti, perché ci sono costi diretti che sono più ovvi, che sono l'immediata perdita di informazioni, magari i danni economici causati dalla perdita di informazioni, quindi le conseguenze ovvie a cui si pensa quando si immagina un attacco di cybersecurity a un'organizzazione. Poi ci sono anche ovviamente dei rischi, dei danni indiretti, perché la perdita di reputazione della società sottoposta a un attacco di cyber security che deve comunicare ai propri clienti, abbiamo perso i vostri dati sensibili, specialmente in ambito per esempio finanziario, non è mai facilmente stimabile, di solito è trascurata come problematica, di solito si pensa semplicemente al danno diretto, quindi l'adozione di questi di tool che migliorino la performance difensiva, che migliorino la difesa del perimetro per quanto riguarda la cyber security di un'organizzazione, spesso vanno a impattare questi costi immediati e questi costi non immediati, che spesso sono più alti dei costi immediati di un attacco. Spesso la perdita di reputazione, la perdita di business, i clienti che si rifiutano di fare affari oppure che lasciano, diciamo, che si rivolgono a un altro fornitore di servizi di cyber security è molto peggiore, insomma, del danno immediato. Per quanto riguarda invece le tempistiche, se c'è una pipeline di DevOps, diciamo, DevOps intendo semplicemente strumenti a supporto dello sviluppo software, per fare un esempio concreto, se c'è una pipeline già in place, se c'è una pipeline già ben definita e strutturata con intelligenza, introdurre uno strumento di security, come per esempio può essere Keywan, uno strumento che vada a comporre un pezzo della pipeline di DevOps che venga situato in un punto preciso, è molto semplice per quanto riguarda le tempistiche. Non so, Guillermo, se ho soddisfatto la tua curiosità o la tua domanda comunque, oppure se volevi sapere dell'altro. No, perfettamente Domenico, tante grazie. Questo anche mi serve per introdurre un po' la tematica del software analytics, diciamo del controllo della sicurezza a lungo ciclo di vita del parco applicativo che c'ha dentro le grandi organizzazioni. Invece vorrei parlare un po' di come gestire questo asset applicativo utilizzando evidentemente il software analytics. Innanzitutto vorrei spiegare che cosa è per me il software analytics. Il software analytics è da avere dei suggerimenti, delle conclusioni del parco applicativo. Come prendiamo questi suggerimenti, queste conclusioni del parco applicativo? Evidentemente analizzando il software, però avendo uno strumento che soltanto analizza il software, per me non è sufficiente. Vorrei anche avere delle indicazioni, dei KPI, degli indicatori, dei suggerimenti anche dentro lo strumento per darmi una mano al momento di gestire il parco applicativo. Perciò noi stiamo introducendo questo strumento nelle grandi organizzazioni per soddisfare dei requisiti che hanno tutti i dipartimenti dell'area di IT di una grande organizzazione, come può essere il dipartimento di management, quello di procurement che deve introdurre del service level agreement dentro dei contratti dei servizi con le software factory che forniscono il software, una PMO che deve gestire tutto il processo e tutto il progetto dei cambiamenti, anche dei contratti, per dare anche una mano a quelli di procurement. Evidentemente stiamo parlando di sicurezza e quindi dobbiamo soddisfare i requisiti di sicurezza del dipartimento di sicurezza, soprattutto quelli che hanno a che vedere con il parco applicativo, no? Quello che si chiama application, Secure Application Development. Poi il dipartimento di auditoria che ha in considerazione soprattutto i rischi tecnologici che possono impattare anche il business dell'organizzazione. E poi altri dipartimenti più tecnici, come possono essere quello di architettura, quello della qualità o lo stesso dipartimento di sviluppo. In questi dipartimenti noi offriamo una soluzione con Keywan che chiamiamo di Enterprise Software Analytics. Software Analytics perché, lo spiegavo prima, ti sta dando dei suggerimenti e delle conclusioni analizzando il software. Ed Enterprise perché cerca di soddisfare tutti i requisiti di questi dipartimenti, evidentemente quelli che hanno a che vedere con il software, non anche requisiti che può avere ad esempio il dipartimento di procurement, dei contratti o del budget, questo non sarebbe dentro lo scopo di Keywan. Però se noi abbiamo un business che è basato praticamente sul parco applicativo, sull'area di IT, evidentemente questi dipartimenti devono parlare lo stesso vocabolario e anche devono sapere un po' di questo software. Mi concentrerò oggi su quella parte di application security.
gestire bene l'asset applicativo, dovevamo fare diverse attività. Innanzitutto devo gestire qual è il mio parco applicativo. Questo noi lo chiamiamo l'application portfolio management. Questo sarebbe fare una classifica del parco applicativo a seconda delle dimensioni che voglio gestire, a seconda delle dimensioni che voglio consumere di questo parco applicativo. Poi devo gestire quali sono i cambiamenti di questo parco applicativo, perché evidentemente il parco applicativo non è uno scatto statico, sta cambiando tutti i giorni. Perché? Perché i requisiti cambiano e perché ci sono no nuovi requisiti per soddisfare il business. E poi devo prendere dei dati per misurare, per controllare, diciamo, questi cambiamenti. I dati che prenderò tramite Keywon evidentemente saranno i dati che hanno a che vedere con la sicurezza, saranno i dati che hanno a che vedere con la qualità e anche saranno i dati che hanno a che vedere con, diciamo, con l'architettura. Noi chiamiamo Application Modernization Management. Tutti questi dati mi daranno i rischi tecnologici che io, diciamo, nell'accettare una nuova consegna, un nuovo cambiamento che viene da un fornitore esterno, quindi da diciamo, un mio team di sviluppo, sto introducendo dentro il mio applicativo. E quindi per fare ognuno di questi mestieri devo evidentemente avere in considerazione sia dei requisiti organizzativi della ditta, sia dei requisiti tecnici e sia dei requisiti di management. Okay? Per fare l'application portfolio management, io suggerisco fare una classifica del mio parco applicativo a seconda, diciamo, dell'organizzazione della ditta, dove io devo inserire per ogni applicazione il business value, business unit, business area, direction, department, country, product, tutto quello che ha a che vedere con la classifica del business. Perché? Perché evidentemente poi farò, diciamo, avrò diverse considerazioni a seconda del business value, oppure a seconda del dipartimento, oppure a seconda del business. E questo è per allineare un po' la parte di business con l'area tecnologica. Okay? Questo mi darà questa visione diciamo, del business quando sto guardando il mio parco applicativo. Poi io inserirei anche dentro la tool una classifica più tecnica che ha a che vedere con, diciamo, il technical value di un'applicazione. Pensiamoci un po', stiamo parlando di una ditta assicurativa, evidentemente il business sarà automobili, pure vita, pure salute, eccetera, eccetera. Ma poi ci sono delle cose dentro il parco applicativo che, non essendo importanti per il business, sono molto importanti per, diciamo, altri aspetti tecnologici, ad esempio il login dentro diciamo, un portale web. Okay. Questo login non soddisfa nessun requisito di business. Però se non funziona non posso farne niente. Okay? Poi pensiamoci un po' nel framework tecnologico che io sto utilizzando, soprattutto se è proprietario questo framework tecnologico, oppure la disponibilità di questa applicazione, se è alta oppure bassa. A seconda di questa classifica io devo avere in considerazione altri fattori del software che misurerò poi nel software. E poi devo avere in considerazione anche dei fattori del management, se io voglio gestire dei fornitori, se io voglio gestire diciamo, i rischi che mi inseriscono dentro il software, devo anche vedere esattamente qual è il mio processo di cambiamento, qual è il mio processo di management del cambiamento che ho dentro il mio parco applicativo. E quindi io inserirei dentro la tool, diciamo, chi sono il functional leader, technical leader, la metodologia, il fornitore, il contratto, il requisito, il progetto oppure il budget, perché no? Perché poi vedrò e avrò in considerazione a seconda di questa dimensione. Keywon offre questo tipo di dashboard, un dashboard vivo che mostra dei dati a seconda delle necessità che io ho inserito dentro questa classifica delle informazioni. Ad esempio, mi mostrerà non soltanto un security rating, ma anche mi mostrerà un rischio tecnologico di compliance e anche lo stato di salute del mio parco applicativo, oppure del business o del fornitore, oppure del paese, eccetera, eccetera, eccetera. Avrò
diciamo, un decision quadrant a seconda della criticità per il business e il rischio tecnologico che mi mostrerà esattamente dove devo concentrarmi nel momento di fare un miglioramento del parco tecnologico. Evidentemente io non devo migliorare queste applicazioni qua perché, pur essendo applicazioni critiche per il business, hanno, diciamo, un rischio molto basso. E queste qua invece, avendo un rischio molto alto, non sono delle applicazioni critiche per il business. Quindi devo scegliere queste applicazioni qua perché hanno un'importanza critica per il business e un rischio molto molto alto e quindi devo migliorarle. Poi posso avere anche una dashboard diciamo, completamente aggiornata con chi è il miglior fornitore per diciamo un business unit, chi mi sta introducendo meno rischio, quali sono i rischi che sto mettendo dentro il mio software quando accetto una nuova consegna di un fornitore, eccetera, eccetera, eccetera. E questo per dire che questa dashboard è una dashboard viva, perché? Perché il mio parco applicativo sta cambiando. Quindi devo gestire anche questi cambiamenti. Questi cambiamenti devo gestirli a seconda dei driver per accettare o rifiutare diciamo, le vulnerabilità o le critiche che mi stanno introducendo dentro il software quando lo cambiano. Quali sono i driver che devo avere in considerazione per accettare una nuova consegna di un cambiamento? Driver del fornitore, driver del contratto, se è una nuova applicazione oppure è un'applicazione sotto un contratto di manutenzione, perché? Perché se è una nuova applicazione non devo accettare nessuna nuova vulnerabilità, nessuna vulnerabilità, scusate, mentre se è un'applicazione sotto il contratto di manutenzione non devo accettare nessuna nuova vulnerabilità, perché se questo fornitore ha preso adesso il contratto di questa applicazione non è responsabile di tutto quello che c'è stato fatto nel passato e quindi posso misurare così l'attività del fornitore e dei rischi. Oppure qual è il budget di questa applicazione, quali sono le tecnologie per avere in considerazione i criteri di accettabilità dei cambiamenti, la disponibilità dell'applicazione o se è un'applicazione diciamo che utilizza un utente finale oppure utilizzano all'interno della mia. Questo perché? Perché devo fare due cose dentro Keyone. Innanzitutto stabilire un modello di analitica. Questo sarebbe diciamo, l'assieme di buone pratiche da rispettare nel software. Questo sarebbe il modello di analitica. E poi un modello di accettabilità. Questo sarebbe accettare, quali sono diciamo, i checkpoints da accettare o rifiutare, per accettare o rifiutare una nuova consegna di cambiamento. Quelli di prima, io devo stabilire dei criteri tecnologici a seconda del business value dell'applicazione, diciamo della disponibilità dell'applicazione o delle stesse applicazioni. Poi l'altro devo farlo a seconda del contratto, della manutenzione, nuova applicazione, eccetera, eccetera. Per differenziare due cose che possono essere differenziate dentro Keyone. Come funziona, diciamo, un DevSecOps? Questo vuol dire un processo in cui io ho messo dentro la parte di sicurezza dentro la fase di sviluppo del software. Evidentemente, quando sto gestendo dei fornitori oppure, diciamo, dei team all'interno della vita, io devo anche mettere dentro questo processo a tutti quelli che fanno parte del processo di sviluppo. Se ci sono degli sviluppatori fuori oppure all'interno della ditta, loro devono sapere esattamente quali sono le vulnerabilità che stanno introducendo dentro il software quando stanno sviluppando dei cambiamenti, oppure le vulnerabilità che c'erano già presenti per sistemare queste vulnerabilità. Ok? Con Keyone è molto facile, perché? Perché Keyone è una piattaforma cloud ibrida che cerca di creare un ambiente collaborativo tra tutti gli stakeholder del ciclo di vita. Questo vuol dire che se una persona non ne sta sviluppando all'interno della ditta, sta sviluppando in un centro esperto, in una software factory fuori,
o accedere direttamente al sistema, essendo questa cloud ibrida, scaricare l'analizzatore locale, girare l'analisi in maniera locale, dentro il suo computer, e vedere esattamente quello che sta introducendo dentro il software e quello che ci sta presente dentro il software. Un cliente finale che deve accettare il rischio per una consegna di cambiamento può stabilire dentro Kivo tutti i criteri di accettabilità di questa nuova di questa consegna a seconda dei driver che abbiamo visto prima. E può cambiare diciamo, questi criteri di accettabilità e tutti quelli che li utilizzano diciamo, li teniamo automaticamente aggiornati. Quindi non c'è un processo di manutenzione della tool. L'unica cosa che dobbiamo fare con la tool è utilizzarla per scoprire le vulnerabilità che sono presenti dentro il sorgente. Okay. Con questa cloud ibrida noi abbiamo fatto il nostro approccio con le nuove tendenze di sviluppo di software. Come gestire, diciamo, un processo diciamo, di sviluppo sicuro delle applicazioni anche dentro un processo di DevOps, quello che noi chiamiamo, si chiama, non lo chiamiamo noi, noi abbiamo adottato questa filosofia DevSecOps. Evidentemente con diciamo, con l'approccio tradizionale un area di sviluppo sta sviluppando delle nuove funzionalità dentro il software. C'è un momento in cui pensa di aver finito queste funzionalità, questi cambiamenti, fa una consegna ufficiale. Ci sono due mondi, no? Cioè il mondo dello sviluppatore e poi il mondo del cliente che riceve questa nuova funzionalità. Il cliente fa il testing e scopre dei difetti e delle vulnerabilità che sono presenti dentro. Poi invia di nuovo il sorgente alla Software Factory che rifà il cambiamento e tutto questo gira così. Vediamo che c'è uno sforzo critico nel cliente nel testare diciamo, le funzionalità, nel testare il software che riceve. Tutti quei difetti che lui non detetta, evidentemente passano all'ambiente di produzione. Il processo di time to market è molto lungo perché deve tornare indietro, tutto questo è un processo di tornare indietro nella fase di sviluppo per fare una nuova consegna, testare la consegna, vedere se tutto è ok. Oppure no, e andare avanti oppure tornare indietro. Se io permetto anche che gli sviluppatori analizzino diciamo, il sorgente prima di fare la consegna e anche do degli strumenti per farlo, faccio questo, un C flat e tutto questo passa agli sviluppatori che non prendono un'applicazione e fanno che questa applicazione sia sicura, ma creano questa applicazione in maniera sicura da principio. Okay? Vediamo che tutto questo sforzo di detezione e anche diciamo, di sistemare difetti è dentro la parte di sviluppo e quindi non ci sono tante consegne a un cliente finale perché nel punto in cui non sia corretta l'applicazione non la consegnano, poi ci sono meno consegne al cliente, meno time to market perché non c'è questo giro di tornare indietro, andare avanti, tornare indietro, andare avanti, le persone sono più sicure e c'è più qualità dentro gli sviluppi. Okay? Fino a questo punto vi vorrei mostrare tutti questi concetti e adesso vorrei mostrare quali sono i concetti dentro Kiwan. Per fare tutto questo c'è Kiwan. Kiwan è la nostra piattaforma di Enterprise Software Analytics che ha diverse parti. Una parte più tecnica che cerca di scoprire diciamo, le vulnerabilità, i difetti del sorgente e anche l'architettura dei sorgenti. Anzi, l'architettura dei sorgenti. Questa parte qua evidentemente è utilizzata dagli sviluppatori nel momento di fare un cambiamento, nel momento di fare la stima di un cambiamento, nel momento di vedere qual è, diciamo, il piano di testing dell'applicazione e anche dalla parte del cliente nel momento di ricevere una nuova consegna e di testare quella consegna. E poi c'è la parte di gestione del software.
Dentro questa parte di gestione del software, noi vediamo ad esempio le consegne, tutte le consegne che noi abbiamo in un periodo di tempo. Quindi possiamo anche stabilire un criterio di accettabilità di un cambiamento software e dire: questa applicazione, se io la consegnassi in questo momento, sarebbe accettata o rifiutata nei clienti. In questo caso sarebbe rifiutata perché non rispetta, diciamo, i checkpoint che mi hanno stabilito per questa applicazione. Questi sono i checkpoint, e anche mi dice esattamente che cosa devo sistemare per affinché l'applicazione diventi accettabile per il cliente. Okay. Poi c'è tutta l'area di governance con cui un cliente può anche gestire quali sono i rischi tecnologici, i rischi di sicurezza che c'è dentro il parco applicativo. Qua possiamo vedere che a seconda della classifica che io abbia fatto nel mio parco applicativo, io posso vedere i risultati e anche vedere le informazioni del mio parco applicativo. Voglio vedere la informazione a seconda dei fornitori, e qua ci sono tutti i fornitori che mi forniscono dei cambiamenti dentro il software, qual è, diciamo, il parco applicativo che stanno gestendo, qual è il rischio di compliance che ha ognuno di loro, qual è diciamo, il rating di sicurezza, oppure qual è, diciamo, la qualità generale del parco applicativo che gestiscono. In qualsiasi momento io ho la possibilità di andare a vedere l'informazione più dettagliata di quali sono le applicazioni che stanno gestendo ed esattamente quali sono i fattori di queste applicazioni che sta misurando la piattaforma Key Value Enterprise Web Analytics. Io posso vedere con tutti i dati con questa dashboard, oppure posso andare, diciamo, sui singoli dati di sicurezza e vedere esattamente dove si trovano le vulnerabilità di sicurezza. Sync è il source che non ha trovato nessun controllo tra questi due punti, dovrebbe esserci un controllo per vedere esattamente se c'è un parametro che mi sta introducendo un utente finale che è stato controllato prima oppure no e se arriva direttamente sul database o no. In qualsiasi momento io ho l'informazione disponibile per vedere esattamente quali sono gli standard di sicurezza che rispetto o non rispetto a seconda di questa best practice. Qual è la documentazione, gli standard internazionali CWI, e anche un suggerimento per correggere questa vulnerabilità dentro il sorgente. Diciamo che è una piattaforma, come dicevo, per tutti gli stakeholder del ciclo di vita, dallo sviluppatore fino al direttore di IT che vuole vedere le informazioni del suo parco applicativo. Io fino a questo punto vorrei diciamo, finire diciamo, con questi scatti, vorrei aprire un po' il microfono per fare diciamo, affinché mi facciano delle domande. Sì, Guillermo, grazie. Abbiamo ricevuto una domanda, in effetti, ne hai appena accennato qualcosa, ma effettivamente magari puoi andare più in profondità. Appunto, chiedono quali standard utilizza questa, la funzione specifica di Code Review. La parte diciamo, dell'analisi di sicurezza utilizza gli standard di OWASP, vediamo qua, normative. Noi facciamo una classifica speciale dei nostri standard con CWI, per noi è molto importante, OWASP, OWASP Mobile, PCI, SANS, WOTC, CERT, SANS, ah sì, l'ho già detto. Cerchiamo di avere tutti gli standard di sicurezza dentro la tool e evidentemente ci sono dei controlli che non seguono nessun standard, ad esempio questi che ti danno un valore importante per la sicurezza, ma non c'è nessun standard che copre questa restrizione. Facciamo più degli standard, okay? Ma cerchiamo di coprire soprattutto OWASP, CWI, SANS, PCI, eccetera, eccetera. Abbiamo diciamo una certificazione OWASP, un ranking di OWASP, dove siamo quella soluzione di sicurezza che ha una percentuale più alta di diciamo, veri positivi nel scoprire le vulnerabilità e meno falsi positivi nel scoprire le vulnerabilità. Possiamo poi condividere questi risultati di OWASP. Se ci sono altre domande potete scriverle in chat.
Comunque noi rimaniamo ovviamente a disposizione per anche successivamente via email. Sì, ecco un'altra domanda, se si possono vedere degli esempi non sulla sicurezza. Sì, ci sono anche, no, parlando un po', un attimino, l'ultima parola di sicurezza, diciamo che la nostra tecnologia è molto veloce, questo ci permette anche di mettere l'analisi di sicurezza sia dall'ambiente dello sviluppatore nei line di sviluppo, tipo SIPS, eccetera, eccetera, sia nei build, sia nel processo della delivery. Diciamo, abbiamo dei risultati di sicurezza in minuti, ma pochissimi minuti. Poi, oltre alla sicurezza, abbiamo anche la parte di qualità, effettivamente. Ci sono degli standard di qualità, soprattutto quelle dell'ISO 25000, che mi consiglia di misurare l'efficienza, manutenzione, portabilità, affidabilità, oltre alla sicurezza del software. E poi abbiamo delle regole di, diciamo, ogni caratteristica dell'ISO 25000 per quanto riguarda la qualità del software. Abbiamo anche questo, in questa parte che chiamiamo dei difetti di qualità e dove si trovano i difetti dentro il sorgente, con evidentemente la documentazione con i suggerimenti per sistemare ogni difetto. Oltre a tutto questo, sicurezza e qualità, abbiamo la parte di architettura del software, con cui io posso vedere qual è la mia mappatura software, tutti i componenti e collegamenti del mio software. Un attimino, c'è questa versione in questo. La mia mappatura di componenti e anche vedere questi componenti a seconda della qualità e della sicurezza come stanno qui. Posso fare un'analisi d'impatto se io volessi fare un cambiamento in questa tabella del database. Vorrei sapere esattamente quali sono le classi che accedono a questa tabella, oppure quali sono i servizi di business che accedono a questa tabella. Esattamente cosa fanno dentro questa tabella, qual è stato il processo, diciamo, l'analisi d'impatto, tutti i collegamenti, tutto. Perché con questo io sono in grado di fare anche un piano di retest e diciamo, una valutazione del rischio tecnologico nel cambiamento. Posso farti un'altra domanda allora? Sì. Allora, chiedono se i controlli sono personalizzabili e se ne possono aggiungere e se esistono delle KPI che danno una visione sintetica complessiva. I controlli sono personalizzabili nel senso che noi forniamo la soluzione con più di 3.000 controlli per più di 30 linguaggi e noi li troviamo qua, questi controlli qua, dentro dei modelli. Possiamo anche personalizzare ogni, diciamo, modello, possiamo utilizzarne più di uno. Poi possiamo aggiungere nuovi controlli utilizzando la nostra tecnologia perfettamente. Diciamo, si sviluppano in Java per tutti i linguaggi che supportano, diciamo, la nostra piattaforma. E poi la terza domanda sarebbe quella dei KPI. Evidentemente diciamo, la tool è piena dei KPI. Con questo, parlando un po' diciamo, dell'aspetto tecnologico, con questo rating di sicurezza che mi dice se ho delle vulnerabilità critiche oppure no, meno critiche, eccetera, eccetera. Questo KPI di Global Indicator che mi dà un'idea dello stato di salute dell'applicazione da 0 a 100. E quello KPI del rischio di compliance dell'applicazione. Oltre a questi KPI, la piattaforma anche ha dei KPI del processo, ad esempio percentuale di accettabilità, che mi dice, non ci dei dati qua, un periodo concreto di tempo, ad esempio i primi mesi dell'anno scorso, dal 1 gennaio al 29 febbraio, mi dice esattamente per fornitore. Qual è, diciamo, il codice che hanno sviluppato, il rischio, il debito del fornitore, i difetti che hanno, diciamo, che hanno messo questi fornitori nel parco applicativo, dove hanno toccato questi fornitori. Poi mi dice anche il numero di, secondo dei fornitori, scusatemi, faccio un pezzo, secondo dei fornitori, il numero di consegne che mi hanno fatto,
diciamo quali sono state fatte bene, quali male, fornitore percentuale di accettabilità del fornitore, il numero di consegne in media che mi fa per ogni diciamo, richiesta di cambiamento, quali sono andate bene sull'ambiente di produzione, quali sono andate male sull'ambiente di produzione. Insomma, è pieno di KPI. Anche di report, ogni schermata ha un report diverso. La reportistica è molto, diciamo, affezionata di questa piattaforma e anche ha una parte specifica per creare dei report specifici. Ci sono alcuni report che, diciamo, vengono per default dentro la piattaforma e poi c'è una parte dentro la piattaforma per creare dei report personalizzabili. Guillermo, puoi dare qualche dettaglio sull'action plan? Sì, la piattaforma permette non soltanto misurare i sorgenti, vedere esattamente dove si trovano i difetti, ma anche mi dà una mano nel momento di fare un action plan. Okay? Un action plan sarebbe un piano di azione per migliorare lo stato di un'applicazione. Un'applicazione può averne più di uno, nel senso che può averne uno per un mese, diciamo, per farlo tra 2 mesi, entro 2 mesi, 3 mesi e così via. Posso fare un action plan in maniera manuale, oppure utilizzare il what if. Il what if è una funzionalità di Keywant, mi permette di investire diciamo, in maniera ottima lo sforzo per sistemare un difetto o 2 o 3 difetti. Immaginiamo, supponiamo che abbiamo 500 core da investire dentro questa sorgente. Questo sarebbe il punto di partenza dell'applicazione, lo stato attuale dell'applicazione. E come posso migliorare questa applicazione con 500 ore? In 500 ore posso ridurre tutto il rischio tecnologico di questa applicazione facendo questo piano di azione, che mi dà un piano di azione concreto. Poi io posso salvare questo piano d'azione e man mano che mi fanno diciamo, delle consegne delle nuove funzionalità o delle consegne dei cambiamenti di un'applicazione, posso vedere quale sarebbe il progresso del piano di azione. In questo caso qua c'ho soltanto una consegna. Vediamo un'applicazione. Una consegna. Immaginiamo, questo sarebbe il nostro punto di partenza del piano d'azione. Abbiamo fatto questo piano d'azione e vediamo quale sarebbe il progresso del piano d'azione. In questo momento abbiamo fatto il 50% di tutto il piano di azione, ancora mancano 2.108 difetti da risolvere, questi sono i difetti che ancora mancano da risolvere, di un totale di 4.268 e questi sono i difetti che abbiamo risolto. Io posso vedere esattamente Keywan, diciamo, quale sarebbe lo stato del progresso del piano di azioni in ogni momento, in ogni consegna che mi fanno del sorgente. In questo caso qua, diciamo, il 36% di progresso del piano di azioni, ancora c'erano 2.719 difetti, questi erano i difetti ancora da risolvere in questo momento. Ci sarebbe un'ulteriore domanda, se si possono creare delle regole custom non previste dagli standard CWE. Scusa la domanda, me la chiara? Se si possono creare delle regole custom non previste dallo standard CWE. Sì, senz'altro, diciamo, lo standard di CWE, non so come si chiama per fare delle regole, ma poi c'è la regola, diciamo, che abbia bisogno, non c'è nessun impedimento per fare questo. Anzi, dentro la piattaforma abbiamo delle regole che non seguono questo standard.
Invece rispetto all'analisi, è on demand o c'è dell'automazione sotto? L'automazione, noi abbiamo dei plugin per Jenkins, per il Completion Server, per qualsiasi tool di compilation. L'unica cosa che si deve fare è scaricare questo analizzatore locale, ha bisogno soltanto della macchina virtuale di Java 1.8, niente altro, e poi diciamo agganciare l'analisi, possiamo fare un'analisi in maniera manuale, oppure agganciare l'analisi con uno strumento di compilation per avviare l'analisi nel momento della compilation. Questo è il nostro analizzatore locale. Cerco di mostrarvi uno funzionando. Eccoci qua. Si aggiorna automaticamente con l'ultima versione che ci sia dentro il server, per cui diciamo, non ci sono compiti di manutenzione. Io inserisco le mie credenziali, vedo qua quali sono le applicazioni per cui posso fare l'analisi ed escateno l'analisi. Scelgo nel mio computer dove si trovano i sorgenti, si trovano qua. Si aggiorna il modello, questo vuol dire che se il cliente ha cambiato quali sono i criteri di accettabilità del software, si aggiorna automaticamente, ha scoperto questi, diciamo, questi sorgenti nel mio computer e passa a fare l'analisi. Non lo faccio adesso perché questo è un po' grande, questa analisi. Okay. Poi quando finirà, avrò dei risultati automaticamente. Come dicevo, ci sono dei plugin per agganciare l'analisi con gli strumenti di compilation che sto utilizzando all'interno della mia. Altre domande? Sembra di no. Allora, grazie a tutti per l'attenzione. La registrazione del webinar sarà pubblicata su YouTube e le slide saranno pubblicate su SlideShare, sul nostro canale SlideShare. Per qualsiasi altra domanda potete contattarci a sales@microsoft.com. E anche seguire i nostri canali social, diciamo. Grazie per l'attenzione, grazie Guillermo e arrivederci a tutti per il prossimo webinar. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.